Eppure noi parliamo di realizzazione, parliamo di verità. È come se io chiedessi al padrone di casa, scusa Marco, dove si trova, dove vivi tu? Voglio venire da te. La capite l'assurdità della domanda? Lui mi risponderebbe, ma tu ci sei già. Questo è. Noi siamo quello che cerchiamo. Se questo potesse essere preso, in un momento tu realizzi questo, anche intellettualmente. State attenti, è importantissimo. Una comprensione che può avvenire all'istante anche, questa comprensione che io sono l'atma. Perché è una questione, tu non è che tu devi immaginare, che tu lo sei. Lo capite questo fatto? Se tu non lo fossi sarebbe assurdo. Ma tu sei quest'atma, quest'anima immortale. Se tu ci credi, è fatta. Attenzione, ci vuole una volontà molto forte. Una sciocchezza. Non c'è acqua calda in pieno inverno, c'è solo acqua fredda. La prima cosa che l'ego fa è meglio non fare la doccia, giusto? Una persona che è in contatto con la sua anima non può non farlo. Non è possibile. Lui deve lavarsi. L'ego si identifica non col corpo o con il sentire che può esserci freddo, che può venirgli una malattia. No, si identifica con l'atma, con l'anima. E questo si fa la doccia fredda. E non succede nulla.